subito delle, così come si sta discutendo in questo momento, è evidente che ci sta un po' di confusione, perché io credo che il microcredito è esistente nel mondo dove c'è uno spirito di solidarietà, sia dal punto di vista di chi dà il credito, sia da chi lo riceve. Per esempio, che lo spirito larga non è che hanno firmato le cambiali o hanno dato le garanzie ai prestiti che sono stati dati alle popolazioni, così in India e così in altri posti. Tutto si è basato su un fatto di modalità molto seria, dove chi riceveva sapeva che doveva rimettere quella somma che aveva ricevuto, perché se no fregava qualcun altro. E quindi si creava uno spirito di solidarietà diffuso. Qui invece siamo in Italia e siamo caduti in mano alle banche, al grande credito, alla forza che queste esprimono nella gestione dei fondi. Al di là dell'OPCM di Benedetti, dico solo un fatto. Chi è che richiede un prestito? È la persona che evidentemente prima o durante il terremoto ha subito delle traversie economiche dal punto di vista dell'attività, per cui ha avuto dei problemi con le banche, o anche durante il terremoto non ha potuto accedere al credito perché non aveva una situazione forte dal punto di vista economico, bilanci, oppure dare garanzia che succede? Che se le banche siano operare come operano nel mercato normale, richiedono le garanzie, e se quel cristiano, che comunque ha buona volontà, ha forza per poter ripartire anche idee, non ha la parte più sostanziale, che è quella della moneta. Dopo 20 anni di attività, dopo più di 2 anni del terremoto, siamo rimasti a penare qua perché volevamo ricominciare. E ci hanno fatto fare anche dei tassi molto migliori. Va bene? Molto bene. E adesso invece, no, adesso le garanzie non servono. Perché io faccio il commerciante, so benissimo che significa quando si dice posizione incagliata, che è un tunnel che quando si entri dentro non ci esci più. Per cui, secondo me, va ricambiato il principio della gestione del fondo, che se è di solidarietà deve essere espresso in quella maniera, visto che tra le altre cose sono di donazione dei cittadini italiani e che quindi possono essere messi in gioco anche su un metodo diverso che è quello della solidarietà economica, no? Non solo morale, ed è una tappa importante per la crescita di queste città. Se poi soldi li vogliamo dare e far gestire le nuove figli che sappiamo tutto chi sono e che fanno e quanti soldi prendono per poter istruire la pratica, perché quando si capita poi vedi in elenco uno che mi chiede, dopo aver distruito il PA 600 euro e 700 euro di inizio, si dica 180 euro l'anno. Per cui, voglio dire, significa tantissimo, nel senso che in 5 anni che mi metto il prestito, più quello che sto pagando, vado a pagare quasi 2000 euro. Quindi diventa ridicolo questo tipo di discussione. L'altro aspetto è anche i capofila locali. Sono banche che stanno sotto inchiesta, sotto mira di Moses, che sono state messe a controllo, per cui queste non hanno nessun interesse a elargire il credito, perché non ce la fanno.
hanno delle difficoltà proprie, di sofferenze proprie, oppure di operazioni che hanno fatto a livello finanziario e non ce la fanno a sostenere, non possono dare un credito continuo alle persone, per cui rimangono perché se lo giocano in quella maniera. Intanto però lo che sapete, i soldi che ci hanno depositati come se li usano, che tipo di investimenti ci fanno, se stanno ferme. Quando stanno depositati che stanno fermi, si usano i soldi, si fanno gli investimenti, si comprano i titoli, si fanno 100.000 tipi di operazioni. Allora è questo che noi dovremmo capire meglio e tentare di fare, di tirare fuori tutte quelle strutture che dovrebbero garantire l'intervento, no? E magari se facesse la propria funzione, che è quella di intervenire così come da e interviene sul pagamento delle bollette, dell'energia, del gas, che sono aspetti meritori, no? Io credo che anche per far ripartire le attività produttive possa semplicemente pensare una maniera diversa, visto che nel mondo ce ne sono tanti esempi di esperienze di questo tipo. L'ultima, io rispetto chi ha organizzato, nel senso che per me questo era un dibattito importantissimo, però se non ci sono gli attori diventa difficile far partecipare a una discussione, no? Perché le banche, l'ha detto anche l'assessore, sono ferme al concetto se mi dai garanzie ti do il prestito. Le banche qui non ci stanno, come sempre, perché per loro il rapporto con la città non esiste, devono solo prendere, e visto che in questo panorama lo sappiamo tutti, visto anche la grande funzione creditizia della nostra Cassa di Risparmio qui all'Aquila, con una serie di situazioni poco piacevoli che mi sono capitate, per cui ecco il problema. La Cassa di Risparmio dell'Aquila, con esperienza diretta, ha detto a noi del terreno che ci tratta del terremoto, non ci interessa niente. A noi non ci interessa che c'è l'altro. Ragazzi, io sono con voi, perché per far ripartire le attività produttive devono essere messe in circolazione i soldi. Se non ci stanno i soldi non ripartono, perché quelli che ce l'avevano non sono ripartiti, quelli che non ce l'hanno per una serie di motivazioni non sono ripartite, e quindi significa che abbiamo decretato la loro morte. Grazie.